Questo concerto a Maria, Madre di Speranza, nell'occasione della festa della Madonna appunto di Loreto, in questo bellissimo santuario, bello sia dal punto di vista così ambientale, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista anche artistico. Sono particolarmente felice di essere qui e a dedicare tutti insieme questo concerto a Maria, perché è un luogo significativo, un luogo che nasce proprio come luogo di silenzio, di preghiera, di contemplazione. E dal punto di vista appunto così terracidale, la nostra zona è un luogo antichissimo, dedicato proprio alla preghiera da un piccolo frate, semplice frate, che giunse qui quasi mezzo millennio fa, proprio per dedicarlo a Maria di Loreto e dedicarlo proprio a un luogo di preghiera, un eremo. E qui giunsero, leggendo una breve storia, giunsero tantissime persone da tutta la Sicilia per ringraziare già ai primi albori delle grazie ottenute proprio da questa Madonna. E continuando, ecco, così il clima di preghiera e di bellezza che avete iniziato con la celebrazione eucaristica, continuiamo ecco a pregare Maria in questo giorno dedicato a lei di festa, con il canto, con la poesia, con la musica. Ave Maria. Benedicta tu in muli.
sperato, di non perdere appunto la speranza, anche se tutto sembra perdersi e un domani così incerto, noi dobbiamo guardare verso l'orizzonte che è Cristo, l'unica nostra vera speranza. E ci invita, ecco, a non restare chiusi nei nostri confini, invita anche la Chiesa a uscire, come Dio esce per chiamare gli operai per lavorare nel suo regno, che è un regno di amore. E perché queste serate? Non è l'unica questa che abbiamo fatto quest'anno in questo tempo dedicato, ma come associazione appunto della Voce dello Ionio, che è un periodico, un'associazione culturale, da poco anche casa editrice, in collaborazione appunto con la diocesi, l'ufficio delle comunicazioni con Padre Arturo, che riprende, cura anche le pubblicazioni e la pubblicità, con Gesuele che cura l'amplificazione. Ecco, noi il nostro progetto, il nostro fine è quello appunto di portare l'annuncio del Vangelo fuori. Come Chiesa, siamo tutti Chiesa, e seguiamo l'invito di Papa Francesco, questo di essere una Chiesa in uscita, andare fuori per portare appunto l'annuncio di speranza che è quello di Cristo. Ed è per questo adesso che vi voglio presentare, per chi non lo conoscesse, il direttore Giuseppe Vecchio, così ci fa un suo saluto. In un luogo così bello e sereno che dà veramente pace, la Voce del Ionio. La Voce del Ionio nasce nel 1958 come giornale, allora solamente scritto. Lo fondò mio padre da 5 anni a questa parte, e anche casa editrice, e da qualche anno organizza eventi culturali come questo. La sua mission è quella di servire il territorio, è un giornale della Chiesa, giornale della gente. Noi con questo spirito siamo qui perché siamo convinti che si può fare cultura, anzi si deve fare cultura, ma cultura seria, con argomenti seri che fanno riflettere. Poi ci siamo incontrati con Letizia 6-7 anni fa, vero Letizia? Mi ricordo così. Letizia è una teologa, per chi non la conosce, teologa vera nel senso che ha fatto i suoi studi, che sono 5 anni più 2, vero? Vabbè, no, non lo devo dire, e oramai l'ho detto. E Letizia vive proprio con questa sua missione di regalare anche di queste serate, perché lei scrive, collabora con la Voce del Ionio. Con la Voce del Ionio, devo dire un'altra cosa che lei non vuole che io dica, ha vinto un premio, non un premio come tanti ce ne sono in giro, un premio organizzato, ideato da un'associazione di giornalisti cattolici che si chiama Green Accord, che ha istituito il premio per uno studio, per un saggio, per un articolo giornalistico sulla salvaguardia del creato. Per dire dell'importanza del premio, hanno premiato con lei Licia Colò. Poi Letizia non è andata a prendersi questo premio e gliel'hanno portato fino a qua, ma questo è un'altra cosa. E chiudo. Noi ci saremo sempre, ci siamo perché ci crediamo, ci siamo perché siamo volontari tutti quanti nell'organizzazione della Voce dell'Ionio, così come nell'associazione di volontariato parallela Orazio Vecchio, siamo tutti volontari e serviamo il territorio inteso come chiesa e come gente, anche con serate come questa. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto. Ti stagioni non sei. Thank you.
gioia del possesso, nessuno è venuto a chiedertelo come mamma tra i suoi. Che sei la promotrice, no, Letizia, di questa iniziativa come di tante altre, so, no? E ecco, noi ci conosciamo da tanto tempo, ci eravamo un po' persi di vista, adesso un po' ci siamo rincontrati e comunque ripreso così la, diciamo, anche la collaborazione a partire da questa iniziativa. Ecco, un grazie di cuore anche al professore Giuseppe Vecchio, direttore della Voce del Leone, per appunto perché insieme organizzate questi eventi culturali molto belli, no? Proprio ho potuto gustare la bellezza di questi canti, sia quelli più propriamente spirituali, ma anche gli altri che sono altrettanto spirituali, anche se magari non definiti tali, no? Ma sono un grazie di cuore anche qua a Giosuele, che ci stiamo conoscendo prima per telefono, adesso di presenza, Giosuele Sciacca, e alla moglie Daniela, ecco, anche lei grazie, e anche al piccolo Ezio Salvo, mi pare. Salvo, letto, cioè, sì, ho visto l'orario, ho visto, comunque grazie anche a lui, e infine un grazie al nostro carissimo Don Arturo, ecco, di vecchia conoscenza, di vecchissima conoscenza, e quindi grazie
per la tua disponibilità, che ecco, a tutte le ore del giorno e della notte sei disponibile, direttore del nostro ufficio comunicazione sociale della diocesi. Ecco, un grazie a tutti qua e un grazie, mamma mia, ti eri messo da parte, grazie a Salvo Greco per i suoi canti, veramente stupendi, anche la bella voce, no? Che hai. Ecco, grazie di cuore, non aggiungo altro, voglio semplicemente fare un piccolo pensierino, che è un testo scritto da un nostro professore qui della parrocchia, professore Terranova, che appunto presenta la storia del santuario con alcuni particolari, alcune cose belle e interessanti. Ecco, do una copia a ciascuno con un piccolo ringraziamento per questa serata, e grazie a tutti voi che avete un po' partecipato a questo evento. Ecco, buona serata e buonanotte. Ancora.